Una partita più difficile del previsto, quella di oggi. Era una partita difficile, si sapeva, questo era fuori di dubbio. Penso anche che siamo partiti belli compatti, siamo partiti bene, poi c'è l'episodio, un rigore, due rigori, e dopo sicuramente diventa anche difficile, però mi dispiace perché, come ti dicevo, penso che siamo partiti bene, stavamo tenendo bene il campo, eravamo presenti in campo. Quindi, sai, rimane tanto, tanto amaro. Non pensi che al di là delle assenze siano stati troppi gli errori, troppe le disattenzioni, troppi palloni concessi agli avversari? Assolutamente sì. C'è da fare di più perché non ce lo possiamo permettere, sinceramente. Di fare dei grossi regali, soprattutto una squadra attrezzata, una squadra forte, una squadra costruita per stare nelle prime posizioni. C'è assolutamente da fare queste sette partite che mancano in modo diverso, cioè sotto il profilo dell'attenzione, del non calare a livello mentale, non star sempre dentro la partita ed essere più affamati e basta. Mo sono sette partite, manca un mese e mezzo, cioè c'è da togliersi tutte queste, chi per una cosa, chi per un'altra, non lo so, togliersi dalla testa tutto quello che è stato e pensare che bisogna andare al 200% queste sette partite. Buonasera. Ciao. Ti chiedo, il mister Noviello ha accennato al fatto che hai detto qualcosa nei spogliatoi, sì, fine partita. Sì. Non andando nei dettagli, perché ovviamente no, devono rimanere tra di voi, cosa hai detto alla squadra per spronarla dopo questa sconfitta? Ho fatto alcune considerazioni che secondo me di cose che dobbiamo assolutamente migliorare, ma l'ho fatto perché comunque avendo esperienza soprattutto in sta categoria tantissima, cerco anche di toccare i tasti giusti un po' con tutti e basta. Poi dopo quello che ho detto e così, ovviamente non ve lo dico, nel senso, però dobbiamo fare di più, c'è poco da dire, cioè essere più affamati, sono cose che ho sentito, qualcosa che ha detto prima anche mister Noviello, cioè sono cose comunque che o ce l'hai dentro, comunque in qualche modo devi per forza di cose arrivare a tirarle fuori, perché noi abbiamo un obiettivo da centrare che è troppo grande. Quindi niente, bisogna essere affamati. Squadra troppo rinunciataria, secondo te? Ma ti dico, ma no, perché il primo tempo fondamentalmente, come ti ho detto prima dell'episodio del secondo rigore, in campo ci siamo stati bene, e poi dopo l'episodio capita il rigore a te e fai gol, poi cambia tutta una partita, cioè non ho visto una squadra rinunciataria, quello no, assolutamente. Un'altra volta è successo spesso nelle ultime partite, subito dopo il primo gol, l'hai appena detto appunto, è arrivato subito il secondo, c'è sempre questo problema? Ma lì non so, mi potete aiutare voi se forse è partita l'azione con un fuorigioco o no, perché mi sembrava dal campo di aver visto qualcosa, vabbè, cose del campo. Però al di là di questo, sì, bisogna anche capire che tante volte, anche se si prende gol, bisogna essere ancora più bravi a restare in partita, perché poi dopo l'episodio, il momento e la pareggi è sicuramente diverso. Però sì, non ti posso dare una spiegazione logica a questa cosa. Eh,
Hai parato il primo rigore, poi dopo arrivare subito un altro, magari la gioia che poteva avere per aver appunto parato il rigore, sarà un po' una doccia fredda riceverne subito uno dopo. Ma guarda, a me sinceramente ti dico la verità, tanto un po' ci conosciamo, a me di parare il rigore e perdere la partita sinceramente non me ne frega un cazzo di parare il rigore. Se pari il rigore ti porta punti è un conto, ma se no non ha già senso, cioè preferivo veramente portare via punti, ma perché in questo momento, ma cioè già per come sono fatto io, ma indipendentemente da quello, anche in questo momento soprattutto l'obiettivo è troppo più grande rispetto a tutto il resto, quindi ti ripeto, se devo parare il rigore e non portare via punti mi gira i coglioni e basta. Ciao Filippo. Ciao. Tra le costanti di questo post gara si parla di determinazione, cattiveria. È possibile che manchi quando una squadra si deve lottare per la salvezza? Uno, e due, si può trovare da dove queste caratteristiche che finora sono mancate? E dove le potete trovare in queste ultime 7 partite? Non si allena, non è una cosa che si può allenare, non è una cosa fisica, non è una cosa tecnica, non è una cosa tattica. Penso che sia un qualcosa che ognuno deve capire, deve ragionare, deve cercare di capire il come poter. Che poi sai, si parla sempre, no, di magari anch'io prima sbagliando, di determinazione, di rabbia, di cose. Sono termini anche un po' buttati lì, no? Però c'è da trovare, ognuno di noi che si faccia veramente, tutti dobbiamo farci degli esami di coscienza per cercare di capire cosa ci manca. Cosa ci manca a livello singolo, per poi esaltare il collettivo, che può essere una carenza tecnica, tattica, fisica, mentale, che può essere qualunque cosa. E adesso però c'è anche poco tempo, cioè veramente sono rimaste 7 partite, l'ho detto prima, cioè in questo momento magari tante volte è anche meglio l'opposto, anche pensare poco e andare come dei treni, ecco, però sicuramente... bisogna essere bravi adesso, è sempre la solita solfa, diciamo, a resettare, no? Però non c'è altro da fare, c'è da andare in campo, allenarsi a 3.000 all'ora, ma come stiamo facendo e come abbiamo sempre fatto. E poi la domenica l'episodio, andare anche a cercarselo.